Da Mozart a Vivaldi, passando per Rossini, con la voce della soprano Claudia Urru, sono alcuni dei brani che hanno riecheggiato nel chiostro di Palazzo Valdina a Roma, eseguiti dai professori d'orchestra dell'Icomania Grecia di Taranto, diretti dall'onorevole Michele Nitti. E sì, perché eccezionalmente nell'ensemble si sono mescolati parlamentari e musicisti in occasione della festa della musica. È un'opportunità per lanciare un grande segnale che va oltre la disciplina musicale, va nei valori importanti dell'uomo, naturalmente della sostenibilità e di quello che sono i messaggi che tra l'altro Davide Sassoli ha lanciato e continua naturalmente a essere presente in noi, anche perché questa festa della musica è appunto a lui dedicata e a tutti i suoi messaggi importanti. Siamo abituati a credere che tutto sia prioritario in qualche modo rispetto all'arte e alla cultura, invece ecco, questa è un'occasione propizia per farci capire quanto è fondamentale che torni l'arte e la cultura, tornino al centro del dibattito pubblico e politico. Un evento che ogni anno celebra la musica in numerose città italiane. Questa 28ª edizione è stata dedicata alla memoria di David Sassoli, giornalista e politico italiano scomparso lo scorso gennaio. Per l'occasione è stata anche consegnata una targa ricordo. È così che parlamentari di ogni schieramento politico si sono ritrovati a suonare anche accompagnati dai figli in un evento più unico che raro. Speciale perché i parlamentari suonano e danno l'idea che la politica è anche arte, poesia, cuore, tecnica, perché anche la tecnica è importante, e soprattutto una grande orchestra, l'orchestra della Magna Grecia con il maestro Michele Nitti, che è un collega parlamentare, e noi abbiamo questa sensibilità condivisa che non ha appartenenze.